Buon salve gente, benvenuti in questo nuovo video in cui ci... Ok, se la mia sedia evita di fare un baccano insopportabile, in cui ci occuperemo di un gioco sul quale... Vabbè, mi sono azzeccata a sto gioco, no? Ok, sbagliato. E quindi volevo condividerlo con voi. Allora, io partiamo da questo presupposto. Sono una giocatrice solitaria. Ciò implica che io vado solo di sloop, raramente sono andata con la barca da tre. E tipo forse una volta sola con la barca col galeone. Quindi la sloop è ambito mio e casa mia, un altro po' c'è campo sopra. Allora, a parte guardate quanto è bella, ma quindi giusto anche per vantarmi dei fantastici soldi che ho fatto sulla soletta. Comunque, l'unica cosa che della sloop può non piacere è che c'è la luce, faccio vedere. Nelle altre il retro, no, della cosa è chiuso. Quindi se io spengo soltanto le luci di sopra, la mia nave non è individuabile così facilmente. La sloop è aperta, quindi c'è proprio un bel culo illuminato, no? Quindi cosa succede? Che giustamente ho pensato, beh, è aperta. Qualcosa me ne dovrò fare del fatto che è aperta. Allora ho pensato di prendere uno dei miei amici e di usare il suo cervello perché io non c'avevo voglia di pensare. E lui mi ha dato un'idea che condividerò con voi. Principalmente il concetto è questo: quando si è da soli o quando si è in due, tanto quanto è facile perché uno sta sulla mappa e uno guida, no? Quando si è da soli è una bestemmia. Essere da soli implica guardare la rotta, guidare, occuparsi delle vele e dell'ancora. Tra cui poi, con la rotta, occuparsi anche giustamente di scendere giù, andare alla mappa, controllare... Mamma mia, dove siamo? Vabbè, controllare dove ci troviamo e quindi, giustamente, non sappiamo... Cioè, dobbiamo sempre assicurarci che la rotta è giusta, che non ci sono cose di mezzo e roba così. Ipotizziamo noi vogliamo andare qui. Anzi, neanche te faccio il cerchio perché sennò il cerchio mi dà fastidio. Allora, ipotizziamo, vogliamo andare là, no? Ok, vabbè. Quindi io ogni volta scendo giù, controllo se la mia barchetta sta andando e poi torno su. Ciò implica che io devo essere costantemente attenta anche se ci sono scogli di mezzo che sulla mappa non si vedono. Immaginate poi nella nebbia quanto è divertente. Allora, questo mio amico mi ha fatto notare che bastava affacciarsi. E nel caso non fosse abbastanza zoomata, usare il cannocchiale e vedere quindi tutti i dettagli e quindi anche i punti di approdo sulle diverse isole, la sabbia, se ci vogliamo mettere una sabbia e dove altro. E quindi è molto facile, nel senso che credo di essere eccessivamente vicino all'isola. Ah, ecco qui l'ancora, veloce e indolore. Mi giro, vedo uno scoglio, ancora, ce l'ho qui davanti. Invece che andare giù. Quindi da qui, il tempo che io poi risalgo sopra, noto qualcosa, risalgo sopra e uso l'ancora, ce ne vuole del tempo. Mi trovo già due buchi sullo scafo e arrivederci, grazie. Quindi spero che effettivamente questo utilizzo vi piaccia. Fatemi anche controllare una cosa. Secondo me funziona anche senza le luci, così per renderlo ancora più utile. Vabbè che giorno, ma fa niente. Però vedete, è comunque utilizzabile anche senza per forza avere le luci spalancate sopra. Ok, ora che ho condiviso con voi questo trucchetto, questa informazione, quindi voi giocatori solitari di questo grande mare di ladri, spero effettivamente vi godiate meglio il gioco. Quindi avete una barchetta veloce, una barchetta quindi piccolina e facile da gestire, e ora con questo trucchetto ancora più facile da gestire. Quindi spero vi divertiate, spero vi sia utile il video. L'ho già provato a fare una volta, ma a quanto pare meno di un minuto non sembrava un video convincente. Quindi speriamo che questo vi convinca di più. E niente, alla prossima. Ciao ciao!